Pronti, buonasera a tutti, grazie di essere presenti all'evento di oggi sulla rapina pensionistica. E per chi non mi dovesse conoscere, ma temo che qui mi conosciate tutti, magari visto che di solito i nostri eventi sono piuttosto seguiti, sono Fabio Fiorentini del Dito nell'Occhio di Forlì. L'evento di oggi, evento scomodo, dico scomodo perché andiamo a toccare un argomento delicatissimo. Soprattutto perché quando si parla di pensioni si pensa sempre come aiutare i poveri pensionati e qui invece andiamo a scardinare alcune credenze e si parlerà a coloro che le pensioni effettivamente le pagano. Da tempo volevo organizzare un evento come questo, finalmente ci sono riuscito, ho trovato la persona adatta. Anche perché Michele Liati, che ringrazio di essere qui come nostro relatore, grazie Michele, grazie a voi. Di aver accettato il nostro invito, un giorno, una volta su Facebook, Michele poi vi parlerà meglio il Roberto Bolzan, che ringrazio di moderare l'incontro di oggi e che mi ha sostenuto nel mettere in pista l'evento, si occupa da tanti anni di pensioni, o meglio, le studia, le analizza da parecchio tempo e leggendo quello che pubblicava su Facebook una volta mi colpì il fatto che scrisse: voglio vedere se c'è qualcuno, qualche associazione di ispirazione liberale, libertaria, che mi chiama a parlare di pensioni. Quando lanciano delle sfide del genere io ho detto pronti, ho alzato il ditino, ho detto ti chiamo io, quindi oggi avrai il microfono e lo sentiremo parlare. La colpa è la mia, quindi per chi mi vede da casa la colpa dell'evento è la mia, quindi se volete prenderla con qualcuno prendetevela con me. Poi chi ha il dito nell'occhio, che cos'è? Lo ripetiamo ancora per quelli che ci guardano da casa, tanto quelli che sono qui presenti la conoscono tutti, è un'associazione di ispirazione liberale e libertaria che nasce a Bologna e si espande a Forlì e poi anche a Milano. L'obiettivo è la diffusione del pensiero liberale classico. Mi piace ricordare ciò, anche tutto quello che è legato al dito nell'occhio, intanto che cosa ha fatto, perché ha fatto più di 40 eventi, è in uscita a breve il terzo libro dell'associazione, come si chiama Renzo? La gabbia delle idee. Ecco, grazie all'editore presentissimo. Si vede che c'è un interesse che parte da sotto la pancia, direi. Io l'ho detto tutto. Ecco, va bene. La gabbia delle idee, lo diamo in anteprima, si chiama La gabbia delle idee. C'è scritto il libro sul politicamente corretto. Esatto. Ah, voleva mantenere il segreto, va bene, abbiamo fatto dello spoileraggio. La gabbia delle idee sarà il terzo libro dell'associazione Il Dito nell'Occhio e dedicato interamente a quella metastasi del politicamente corretto. E Il Dito nell'Occhio poi avrà anche una festa, come avviene tutti gli anni, lo ricordiamo, il 15 giugno nella splendida cornice delle colline forlivesi di Fiumana di Predappio, e il resort Condè, quindi lo diciamo in anteprima, venite perché è un posto splendido. Che cosa fa il dito nell'occhio? L'abbiamo detto, la diffusione del pensiero liberale classico. A Bologna molto spesso abbiamo eventi dove vengono invitati i professori, ricordo l'ultimo col professor Infantino, Corrado Cone, il professor Bassani, Lottieri, eccetera. Forlì facciamo qualcosa un po' di diverso spesso, cioè se a Bologna si parla del pensiero nelle forme più liberali, ovviamente liberale, più alte, qui facciamo degli eventi dove si parla di situazioni che di fatto sono la fotografia di quello che succede quando il pensiero liberale non si applica, perché le pensioni di oggi, o meglio il sistema pensionistico, è quanto di più lontano da quello che potrebbe essere il pensiero liberale classico. Poi ci spiegherà meglio Michele in quale tipo di situazione drammatica siamo, verso la quale è verosimile pensare non ci sia soluzione. Purtroppo vivere sulle spalle di figli e nipoti è quanto di più illiberale ci possa essere. Ultima cosa,
ci sono alcuni spin-off legati al dito nell'occhio, mi piace sempre ricordarlo. La prima è dell'amico Roberto Bolzan, o Bolzon, come ha scritto il giornale ieri. Radio Svaboda, che è una radio di informazione, ci sono le bellissime lezioni sull'economia austriaca di Maria Rispisiloli, ma soprattutto ospita le bellissime puntate di storia di Andrea Babini, che ci sta guardando. Ciao Andrea, e ascoltatele, perché sono, a mio modo, mio avviso straordinarie. Ci sono tantissimi spunti che non si trovano nei libri di storia, e godibilissime sia su YouTube che come podcast in Radio Svaboda. Mi piace ricordare anche, visto che è nata all'interno del Dito nell'Occhio, abbiamo qui un rappresentante, anche se so che si nasconde, dov'è Sergio? Eccolo lì. Da dentro il Dito nell'Occhio è nata Decentra, Accademia dei Registri Distribuiti, dove abbiamo qui Sergio De Prisco, che è rappresentante del Comitato Scientifico. Mi piace questa presentazione così. Perché dico questo? Perché appunto è nata all'interno del Dito nell'Occhio e è una delle pochissimi luoghi in Italia dove si può studiare, approfondire tutto quello che ruota attorno alla blockchain e ai registri distribuiti. In ultimo, ma non per ultimo come importanza, perché per essere associati al Dito nell'Occhio si basta spendere 20 euro oppure 40, 20 euro se soci ordinari, 40 euro se soci sostenitori, e si ha in omaggio l'abbonamento a Trame d'Oro, e adesso dirò che cos'è Trame d'Oro. Se poi si vuol fare e dare 50 euro si è soci sburoni, importante, soci sburoni. Trame d'Oro è un'iniziativa del nostro carissimo amico, soprattutto persona verso la quale abbiamo un'immensa stima, che è Guglielmo Piombini, proprietario della Libreria del Ponte. Possiamo definirlo il luogo culturale con la più ampia disponibilità di letteratura liberale, libertaria, di scienze sociali a disposizione in Italia, ed editore, perché è vero, ha rilevato la Leonardo Fac editrice, giusto? Sì, sì. Se non voglio dire cose sbagliate, la Leonardo, adesso esce con un testo nuovo. Che esce con un testo nuovo che si chiama Schiavi fiscali, mi sembrano. Schiavi fiscali, ecco, quindi salutiamo Guglielmo e salutiamo anche Leonardo. Trame d'Oro è una bellissima iniziativa, perché non è che sia sempre facile leggere tutti questi tomi di scienze sociali. E Guglielmo cosa ha pensato di fare? Fa dei riassunti, ma non dei riassunti, delle sintesi vere e proprie, in cui si può percepire benissimo il contenuto, cioè il messaggio che deve essere trasferito dal testo, e lo rende fruibile attraverso questa iniziativa che si chiama Trame d'Oro. Se volete abbonarvi al Dito nell'Occhio, quindi con i 40 euro socio sostenitore, avrete in omaggio l'abbonamento a Trame d'Oro. Io Trame d'Oro lo consiglio perché è un modo per acculturarsi particolarmente economico e anche e soprattutto particolarmente efficace. A questo punto io mi tolgo dai piedi e lascio la moderazione a Roberto Bolzon. Va bene, grazie di essere qui. Via. Eccoci qui. Quando abbiamo presentato questa iniziativa è venuto naturale noi di solito facciamo una locandina, è venuto naturale in questa locandina chiamare Michele Liati come libero ricercatore. Dopodiché, pensandoci, la definizione ha in qualche modo preso piede, nel senso che ci chiedevamo perché libero ricercatore. E a me viene in mente quel bellissimo film che è Brasil di Terry Gilliam, dove Robert De Niro a un certo momento entra in scena come libero professionista sovversivo e ripara gratuitamente, ovviamente, naturalmente perché è un compito rivoluzionario per lui, ripara le tubature di una signora che si erano intasate, cosa vietata in questo stato distopico che viene descritto nel film. Il libero ricercatore in questo caso è sovversivo, è un compito che Michele si è preso sulle spalle, credo per passione, per piacere suo, di occuparsi di un argomento laterale rispetto ai pensieri che normalmente si hanno,
e che credo gli abbia preso la mano al punto da veramente fare una produzione importante della sua vita, almeno della sua ricerca. È sovversivo perché, non tanto per la qualità delle idee che vengono fuori, è sovversivo perché si basa interamente su analisi di dati, quindi è basato su una realtà solida che viene descritta prevalentemente da grafici, prevalentemente da tabelle di numeri, e che è proprio per questo motivo inconfutabile, o almeno potrà essere confutata l'interpretazione che ne dà, ma di sicuro è difficile confutare i dati. Lui è un vero esperto della materia, non accademico, ma con grande... Bisogna smentire un po' di... Benissimo. E a te la parola tra poco. E per questo motivo l'abbiamo invitato, perché quando vediamo le sue presentazioni riusciamo a cogliere una realtà che è drammatica, che altrimenti si perde. La presentazione parlerà oggi di pensioni, cioè attraverso la statistica, attraverso l'analisi dei dati, si descrive una repubblica che è diventata una repubblica di produzione, di un ceto produttivo, di una repubblica che col tempo è diventata una repubblica delle rendite che in gran parte oggi si esprime attraverso le pensioni. Il percorso si svolge in tre atti, come è scritto nel titolo della nostra presentazione. Il primo atto saranno gli anni dell'inflazione monetaria, che vanno dal 45 al 75. Il secondo atto sarà la crescita del debito pubblico fino al 90. E dal 90 ad oggi cresce in maniera esponenziale, come dice, in maniera incredibile, il costo, il peso delle pensioni. Tutto questo ci sta portando a una situazione che sta diventando, o forse già diventata, irreversibile. Non tolgo altro spazio, dico solo che abbiamo delle persone collegate in diretta e abbiamo scelto stavolta di privilegiare le domande che verranno attraverso, alla fine ci saranno delle domande come di solito, privilegiamo quelle che vengono attraverso la diretta video come commenti alla diretta stessa. Taccio e lascio la parola a subito alla confutazione. Bene. Allora, io devo Michele. Prima di tutto smentire la notizia uscita assieme al Bolzon, c'è qualcosa di impreciso sull'articolo. Io non sono un ricercatore. Il ricercatore, qualcuno viene pagato da un istituto privato, un istituto pubblico, per fare ricerca su qualche argomento, no, su qualche tematica. Non sono pagato da nessuno, lo faccio per mio interesse e mi guadagno da vivere in altra maniera. Quindi libero pensatore. Libero pensatore, mi va bene anche il titolo di libero ricercatore in questo senso. Potrei dire per fortuna non sono ricercatore, perché di ricercatori in Italia ce ne sono tanti, ma effettivamente non penso che nessuno tratti il tema pensionistico in questa maniera. O perché devono ricercare qualcosa ma alla fin fine devono seguire il tracciato già delineato da chi paga lo stipendio, oppure perché appunto le conclusioni che certe analisi delle pensioni danno sono abbastanza scomode, quindi si evita di trarre le conclusioni definitive. E prima Fabio diceva che mi occupo di questo da molto tempo, sì, però mi stupisco un attimo che vengo considerato addirittura un esperto, mi stupisco di essere uno dei pochi che si occupa di pensioni, perché penso sia un problema di tutti, tutti pagano contributi, tutti saranno futuri pensionati, mi stupisco che non venga colto la problematica. Quindi sono un po' a disagio nel ruolo del relatore, anche la presentazione che farò adesso vorrebbe essere più che altro uno spunto alla riflessione, alla discussione. Sarei molto contento che venissero molti commenti, molte critiche, così possiamo parlare di questa cosa. Non voglio fare assolutamente una relazione, non sono un esperto. Se sono diventato un esperto, purtroppo è perché non tutti invece si interessano in questo problema. È una buona cosa che io non sia un esperto, perché secondo me bisogna rivalutare un po' alcuni principi democratici.
La democrazia è diventata una brutta cosa, però alcuni principi sono buoni, secondo me. Un principio buono, passatemi i termini, è che una verità buona e giusta può venire anche dall'ultimo pirla, no? E allo stesso tempo una verità buona e giusta può venire anche dal primo dei rompicoglioni. Quindi io non so se sono uno o l'altro, a detta di qualcuno qua in sala, fuori da Facebook sono anche una persona amabile, giudicherete voi, fuori da Facebook. Quindi siamo qua in sala, non su Facebook, possiamo anche discuterne amabilmente. Bene, allora, qual è il problema della rapina generazionale? Non si limita soltanto alla rapina pensionistica, questo diciamo è l'ultimo atto, da un certo punto di vista il più importante, anche perché ne paghiamo ancora le conseguenze, e da un certo punto di vista è anche l'atto che si potrebbe ancora un po' cercare di ritoccare, si può trovare ancora qualche soluzione. Probabilmente siamo molto in ritardo, non ho speranza che si possa trovare qualche correttivo, ma tutti gli altri due atti hanno già portato a conclusione la loro opera. Quali sono? Beh, allora, ha già anticipato prima Roberto, la rapina generazionale si fonda su questi due atti, su questi tre atti e queste tre fasi. In una prima fase della Repubblica si è spinta la crescita tramite la creazione di denaro, quindi l'inflazione monetaria, che poi ha prodotto successivamente, quando sono nati altri problemi, l'inflazione dei prezzi. Quello ha creato sicuramente il miracolo economico. Parlare di miracolo economico secondo me è un po' eccessivo, perché la situazione che si è avuta in Italia nel dopoguerra è comune, potremmo dire naturale, a tanti altri paesi che sono arrivati all'industrializzazione in maniera tardiva, per cui sono passati da un'economia prettamente agricola a quella industriale, sfruttando tutte le potenzialità, le tecnologie di chi aveva già fatto quel percorso in precedenza. Quindi i paesi che hanno dovuto semplicemente imitare certe tecnologie, non soltanto l'Italia, per dati certi, sono riusciti ad avere una crescita molto rapida. Quindi l'Italia ha avuto questo percorso simile ad altri paesi, e questa crescita è stata però sostenuta dall'inflazione. Prima però di arrivare a delineare meglio, è già bloccato. Funzionava prima, adesso non funziona. Ok. Eccolo. I vari passaggi della rapina generazionale. Io vorrei fare una premessa, spero di non sconvolgere nessuno, su il ruolo dello Stato. Scusate, adesso ha preso il click all'improvviso. Ecco. Un sabotaggio. Vediamo se torna. Verità troppo scottanti. Marco, così. Aspetta un attimo, è partito. Ah, che è stato lì. Ci sta bloccando. Saranno gli hacker russi che hanno sentito Bolston. Allora, la premessa è una premessa teorica. Adesso è già uscito tutto. Adesso vediamo se riesco a recuperarlo. Per delineare meglio questi tre atti, bisogna stabilire che cos'è lo Stato. Questa è la mia opinione personale, ma opinione determinata da una riflessione, da una conoscenza di altri autori, altri pensatori. Per esempio, quella che era la teoria dell'élite costruita da Pareto o da Mosca in Italia seguiva un po' questo filone, che poi è scomparso un attimo. Ma ci sono tre modi di intendere lo Stato. Lo Stato in maniera più ristretta, cioè lo Stato vero e proprio, e quindi la pubblica amministrazione. Scusate, vediamo se riusciamo a riprendere la presentazione. Ok. Ecco.
Lo Stato in senso stretto, dicevamo, lo Stato in senso un po' lato e lo Stato nel senso più ampio del termine. Allora, lo Stato in senso stretto, quello vero e proprio, è un'impresa che offre servizi criminali principalmente. Poi può avere altre attività e servire altre utilità, dare delle utilità, ma il core business è questo. Criminali nel senso che io, privato cittadino, non posso entrare in casa del mio vicino e prendere quello che voglio, sarebbe un reato, però posso invece votare qualcuno che fa una legge che obbliga il mio vicino a darmi, o meglio, a dare a lui, che poi lui passa a me, qualcosa. Far le leggi è questo, far diventare quello che per un cittadino è reato qualcosa di legale. Ovviamente questo servizio deve essere un servizio monopolistico, perché non può essere, non può funzionare in concorrenza. Ed essendo un servizio così importante, può anche determinare un buon reddito e tanti vantaggi a chi lo gestisce. Quindi, oltre allo Stato in senso stretto, c'è lo Stato in senso lato, costituito da tutti gli individui o i gruppi sociali che sono in concorrenza per accaparrarsi questo potere. Okay. E poi viene una terza definizione di Stato, che è la società vera e propria. Se c'è uno Stato che offre servizi criminali, ci deve essere qualcuno che le acquista. Non saranno tutti i cittadini, ma qualcuno le acquisterà. Per cui lo Stato, nel senso più ampio del termine, diventa la società stessa, la società che nelle sue relazioni con lo Stato, nel senso stretto, nel senso lato, si definisce, acquista una certa condizione. Il pericolo, il rischio è che se c'è uno Stato criminale, ne deriva una società criminale, anche perché le persone generalmente operano in maniera razionale. Se a una persona offrono un vantaggio senza chiedere alcunché, generalmente la persona lo accetta il vantaggio. E quindi è ovvio che anche un comune cittadino può diventare un utente di questi servizi, quindi farti diventare tutta la sua società criminale. Manca un elemento per capire come possa ridefinirsi questa società, è la morale. L'uomo, se opera soltanto in maniera razionale, accetterà i servizi criminali dello Stato. Se invece ha una certa morale, dovrebbe cercare di opporsi anche a queste seduzioni. Allora, le tre fasi. Dicevamo, la prima parte con la nascita della Repubblica, l'immediato dopoguerra. È ovvio che in questa immagine vediamo la produzione di denaro in Italia, che poi corrisponde un po' anche all'inflazione, non in maniera precisa, ma abbastanza. Se vi siete calato un po', così si riesce a vedere. Questa è un'immagine di lungo periodo determinata da dati della Banca d'Italia e mostra ovviamente un aumento della creazione di denaro, quindi inflazione monetaria, in alcuni momenti precisi, in corrispondenza delle guerre risorgimentali, in particolare la terza guerra di indipendenza con la conquista del Veneto, un altro picco corrispondente alla presa di Roma, un altro picco più avanti con la prima guerra mondiale, un'altra seconda guerra mondiale. E quindi c'è stato un aumento dell'inflazione monetaria, quindi la creazione di denaro da parte della banca centrale, quindi dello Stato, quando c'erano delle guerre in corso. Però si nota che nel dopoguerra abbiamo due particolari anomalie. Beh, prima di tutto l'inflazione non è terminata subito con la conclusione della guerra. In Italia, rispetto ad altri paesi, l'inflazione è proseguita per un paio d'anni a ritmi molto elevati. E poi comunque abbiamo avuto una crescita della massa monetaria per tanti anni, praticamente fino agli anni 90, a ritmi del 15-20%. Questo è quello che dico, appunto, la creazione di denaro che ha incentivato la crescita economica italiana. Sembrerebbe una tesi molto di moda tra i sovranisti attuali. Io do ragione ai sovranisti, cioè è vero che il denaro
può creare benessere, crea ricchezza. Basta prendere un falsario. Se un falsario non avesse un utile, un vantaggio nel mestiere che fa, non lo farebbe, ma invece lo fanno. Smettono soltanto quando vengono presi. Il problema non è se aumentare il denaro possa aumentare la ricchezza, bisogna valutare con quali conseguenze. E le conseguenze derivano dalle modalità con cui si crea il denaro. Se è la Banca d'Italia tramite lo Stato a farlo, verrà creato denaro attraverso l'aumento del debito pubblico, ma quel debito prima o poi qualcuno deve pagare. Se il sistema bancario sono le banche ne devono rispondere a se stesse, ma può darsi che possano, prese dalla foca dei guadagni della creazione di denaro, dare prestiti ad attività che invece non sono remunerative e alla fine abbiamo le crisi finanziarie, crisi bancarie. Quindi questi due aspetti, si può benissimo per un certo periodo avere crescita economica con questo sistema. Bisogna considerare quindi gli effetti sul lungo periodo. E tante volte invece si dimentica questo effetto, questo discorso. Quindi si valuta la crescita del primo periodo dell'Italia repubblicana soltanto da un punto di vista dei risultati, e si parla di miracolo economico, senza considerare tutto quello che è venuto dopo. Poi vediamo appunto un esempio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso dopo la guerra mondiale. Beh, in Italia è il paese che ha avuto la maggiore inflazione conseguente all'inflazione monetaria, mentre in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, la crescita è stata molto limitata, abbiamo avuto crescita esponenziale fino agli anni 1949-50 e anzi successivi rispetto agli altri. Bisogna dire che quegli anni alla Banca d'Italia c'era Einaudi, quindi molte volte Einaudi viene dipinto come salvatore dell'Italia o della lira proprio perché poi è riuscito a ridurre l'inflazione. Beh, io sostengo che purtroppo la Banca d'Italia, non so per quali motivo si sia mossa un po' tardi. È vero che noi abbiamo avuto un'inflazione che è proseguita per molto tempo, ha continuato per molto tempo rispetto ad altri paesi. E questo ha costituito un po' il peccato originale della Repubblica, perché è molto legato al problema di cui parleremo stasera, cioè alla rapina o al problema pensionistico, perché nasce proprio qui. Com'era il sistema pensionistico fino al dopoguerra o addirittura fino agli anni 60? Avevamo un sistema a capitalizzazione, ciò vuol dire i contribuenti che avevano una pensione pubblica versavano questi contributi e i contributi venivano investiti. Non c'erano fondi privati come sistemi di capitalizzazione odierni. Semplicemente gli investimenti, questi contributi andavano in titoli di Stato. Quindi l'invenzione della previdenza pubblica da parte Mussolini è stato per molto tempo una maniera per finanziarsi, per autofinanziare le spese statali, anche perché quando parte un sistema pensionistico ci sono tanti contributi e poche pensioni. I problemi arrivano dopo 30-40 anni quando le pensioni arrivano a regime, ovviamente. Per cui qui riporto un brano delle considerazioni finali del governatore quando c'era Einaudi nel 1946, che di fronte all'evidente inflazione cercava di dare delle giustificazioni dicendo: il tesoro non ha colpa, la Banca d'Italia non ha colpa, di chi è la colpa? Per ora accontentiamoci di attribuirla a quel personaggio misterioso che gli antichi chiamano fato. Ovviamente poi nel proseguo delle considerazioni del governatore, Einaudi, che era un grande economista, non si limitava a questa banale considerazione, cercava delle responsabilità, le riconosceva per esempio nel prezzo politico del pane, nel fatto che comunque la banca era vincolata a certe emissioni. Sta di fatto che il problema lo abbiamo avuto. Qui possiamo vedere che il finanziamento tramite deficit della spesa statale
ha proseguito anche nel dopoguerra. All'inizio dell'età repubblicana è quasi il 50% delle spese statali arrivavano da prestiti o aiuti. Quindi vediamo entrate fiscali nel 1946 coprivano soltanto il 50%. Avevamo debiti con privati, debiti con Banca d'Italia o aiuti internazionali che coprivano la rimanenza. Questa copertura finanziaria tramite deficit della spesa statale si è via via ridotta fino quasi ad annullarsi nel 1960, quindi molti anni dopo. Cosa vuol dire che lo Stato si finanzia in deficit? Vuol dire semplicemente che richiede un minore sforzo finanziario in termini di tasse ai contribuenti. Ma se questo deficit viene fatto per un periodo molto limitato per fare delle spese di investimento, può essere giustificabile. Quando viene fatto per coprire buona parte delle spese correnti e per decenni, vuol dire soltanto spingere il barattolo sempre più in là nel tempo e quindi poi alla lunga scaricare i costi del deficit e l'aumento del debito quando qualcuno arriverà a pagarli, come vedremo a breve. Questo appunto l'andamento degli avanzi o disavanzi dal dopoguerra fino all'epoca attuale. Vediamo appunto in termini di PIL siamo partiti nel 1948 avevamo un 7% di disavanzi. Il deficit si è quasi annullato nel 1960, ma poi già da questi anni, senza arrivare agli anni 80 che sono considerati generalmente l'epoca di maggior incremento della spesa e del debito, si è ritornato a fare molto deficit, quindi fino al picco degli anni 80. Stato un anno in avanzo? No. Soprattutto bisogna distinguere tra avanzo primario, disavanzo primario e disavanzo in generale, perché il disavanzo primario è quello che considera anche gli interessi da pagare. Se io devo pagare interessi fatti in passato, non sto finanziando la spesa attuale col deficit e purtroppo devo soltanto pagare spese arretrate, diciamo così. Invece, per molti anni, fino al 1992, l'Italia ha fatto disavanzi primari, cioè ha finanziato buona parte della spesa a debito. Inizialmente era una quota vicina al 30%, si è azzerata quasi nel 1960 e siamo tornati di nuovo verso il 1965 ancora il 30%. E questo vuol dire appunto non richiedere un corretto sforzo finanziario ai contribuenti di quell'epoca, oppure comunque avere una spesa eccessiva. È ovvio che se io non chiedo tasse a chi riceve quella spesa, la prima cosa che non fa il contribuente è lamentarsi, perché tanto le tasse non le paga e non ricadono su di lui. Quindi magari l'eccessiva spesa si trova soltanto dopo decenni, si crea soltanto dopo decenni. Abbiamo visto che si è ritornato a fare molto deficit non nel 1980, ma già dopo i primi anni 60. Qua leggiamo un altro brano delle considerazioni finali di un altro governatore. Appunto, il 62, se non sbaglio, è cambiato il governatore, non era più ovviamente Einaudi, era già passato Minichella, è diventato Guido Carli, che ha avuto un approccio diverso rispetto alla gestione Minichella e diciamo un po' più flessibile. Cioè ha cercato di aiutare anche il rallentamento dell'economia tornando a fare deficit, quindi il deficit non lo gestiva lui, tornando a finanziare il deficit tramite creazione di monetaria. Nell'accettare la responsabilità di finanziare aumenti dei costi che non avrebbero potuto, almeno parzialmente, non trasferirsi sui prezzi, abbiamo affrontato problemi complessi e siamo stati posti di fronte a gravi alternative. Non vi sono tuttavia motivi di compiacimento, perché mentre l'obiettivo del mantenimento di un alto livello produttivo è stato raggiunto, quello non meno importante della stabilità dei prezzi non l'è stato. Cosa accadeva? Che all'inizio degli anni 60, dopo la crescita del benessere per buona parte della popolazione, hanno iniziato a crescere anche i salari.
ci sono state le prime rivendicazioni sindacali, e quindi quella crescita dei salari andava a incidere sul costo del lavoro e quindi ridurre i profitti. Voleva dire o per le imprese riconvertirsi, cercare di essere più produttive, oppure cercare di avere qualche aiuto. E l'aiuto è arrivato anche in questo caso alla Banca d'Italia, che ha cercato di immettere più liquidità per aumentare i prezzi. Aumentando i prezzi, ovviamente, le imprese non avevano più bisogno di cercare altre strade. Qui abbiamo la crescita generale del debito pubblico italiano in termini di PIL, sempre su fonte Banca d'Italia. Fino agli anni 60 si è comunque mantenuto un basso livello del debito. Ah, non abbiamo osservato questa cosa. Partivamo da un livello molto basso il dopoguerra, semplicemente perché, essendo salita l'inflazione a livelli molto elevati, di conseguenza è crollato il debito. Quindi dal dopoguerra, da un livello del 100-120%, il debito è piombato al 30%, soltanto per questo motivo, non per altri meriti dei governanti di quell'epoca. Per cui il 30% consentiva anche maggiore libertà di deficit. Quindi fino a quando c'è stata crescita economica, per tutti gli anni 50 e 60, il debito è rimasto stabile rispetto al PIL. È cresciuto in termini assoluti in maniera molto veloce. E il debito, come nelle leggi di fisica, acquista una certa inerzia. Se io poi devo ridurlo, quando ha una certa velocità e accelerazione, diventa più difficile. E in effetti, appunto, poi dal 62 è iniziato a crescere molto di più, anche per queste politiche che abbiamo visto della Banca d'Italia con la nuova gestione di carri. Ci fu un anno lì, che è l'anno in cui la lira era, vinse il premio per la moneta più stabile. Sì, 60. Penso si riguardasse appunto il 60, quando si è riusciti a arrivare quasi al pareggio bilancio, però è stato proprio un unicum nel percorso veramente poco virtuoso. Qui passiamo al secondo atto della crescita del debito. Beh, con questa velocità della crescita del debito siamo arrivati al metà degli anni 70 con le crisi petrolifere. Altri paesi si sono trovati in questa situazione, con questo problema, perché, diciamo francamente, non è stata soltanto l'Italia a utilizzare questo strumento, la crescita della massa monetaria, quindi il denaro, l'inflazione monetaria, per incentivare la crescita. Addirittura buona parte delle risorse che arrivavano dall'Italia, arrivavano in Italia, non arrivavano soltanto la Banca d'Italia. L'America, prima di tutte, è stata la prima a iniziare a esportare inflazione. Però ci siamo trovati di fronte alle crisi petrolifere, forse una situazione particolare, con maggior dipendenza dalle risorse petrolifere per l'energia. Altri paesi sono riusciti a ridurre l'inflazione e quindi anche i tassi di interesse. L'Italia ha fatto molto più fatica, è arrivata tardi verso queste correzioni. Ma soprattutto io credo che l'aumento del debito in questo periodo abbia funzionato ancora come elemento protezionistico di certe fasce produttive. Perché cosa è cambiato? Fine anni 70, inizio anni 80, la Banca d'Italia non finanziava più il debito come una volta, ma non per questo il deficit e il debito sono scesi. Semplicemente ci si rivolgeva, lo Stato si è rivolto al risparmio privato. Però il risparmio privato ovviamente non acquista titoli di Stato con tassi negativi, cosa che faceva benissimo la Banca d'Italia, richiedeva dei tassi di interesse elevati. E ovviamente se un risparmiatore privato deve scegliere tra un'obbligazione privata e il titolo di Stato, deve scegliere il titolo di Stato, sceglie il titolo di Stato soltanto se ha un interesse maggiore. Quindi per forza di cosa i titoli di Stato dovevano offrire qualcosa di più del mercato.
e quindi la scelta ricadeva su quello perché offrivano tassi elevati. Questo vuol dire che i tassi aggiuntivi, i rendimenti aggiuntivi ricadevano sui contribuenti alla lunga, li avevamo pagati noi dopo. Quindi qua abbiamo la crescita del debito sempre su tutto il periodo dal repubblicano, inizio repubblica fino quasi agli anni attuali. Vediamo un innalzamento appunto agli anni 60 con un picco appunto anni 70, anni 80. Può essere interessante scomporre quali erano le varie voci che hanno composto l'aumento della spesa, la spesa pubblica, e si può riconoscere che, come vedremo poi, riguarda le anomalie della spesa pubblica. Ci sono state due fasi. Beh, dagli anni 60, in particolare la riforma delle pensioni, appunto, c'è stato un aumento della spesa previdenziale. Poi dagli anni 80 l'aumento principale è stato per gli interessi. Per cui questo è il rapporto degli interessi sul PIL che pagavamo in Italia rispetto ad altri paesi. Non soltanto negli anni 80, ma ovviamente la cosa è proseguita fino a quando abbiamo fatto avanzi primari, fino a quando abbiamo avuto alto debito, fino a quando non siamo riusciti a ridurre gli interessi per altri motivi. Il confronto mi sembrava molto evidente. In Italia abbiamo una spesa molto maggiore, non soltanto per l'alto debito, ma anche per i tassi di interessi, quindi rendimenti individuali. Questo infatti è un grafico, un'aberrazione sempre presa da Banca d'Italia e dati OCSE, che danno tassi interessi mensili lungo termine su titoli pubblici. L'Italia offriva qualcosa di più, anche perché era già in concorrenza con paesi che comunque stanno facendo la stessa cosa. Quindi vorrei precisare, l'Italia non ha fatto niente di diverso da altri paesi, semplicemente ha abusato di alcuni strumenti. All'estero hanno fatto più o meno le stesse cose, hanno inflazionato, hanno usato il deficit per tanti motivi, però con un po' più di attenzione, diciamo, anche appunto alle questioni generazionali. È ovvio che se io uso questi strumenti senza pensare alla sostenibilità sul lungo periodo di questi strumenti, e si arriva così appunto al terzo atto, terza fase, la rapina pensionistica vera e propria, che si è compiuto soltanto negli anni 90, perché la riforma delle pensioni nasce nel 69, quella che ha trasformato appunto il vecchio sistema lentamente da capitalizzazione a ripartizione, ma soprattutto che ha introdotto il sistema retributivo. Nasce nel 69, però ovviamente le conseguenze si sono viste concretizzarsi soltanto dopo una generazione che era passata a quel sistema, quindi verso gli anni 90. Anche perché le condizioni favorevoli dovevano maturare entro certi decenni. Su cosa si basa la generosità del sistema retributivo, che è questo che ha determinato la rapina pensionistica? Molti altri paesi hanno utilizzato un sistema retributivo. Il sistema retributivo vuol dire che le pensioni vengono pagate al pensionato che entra in pensione in base alle ultime retribuzioni ricevute. L'ultima retribuzione, secondo certe regole, per alcune categorie doveva essere 5 anni, poi è diventato 10 anni, per alcune categorie privilegiate, come penso sappiano tutti i sindacalisti, l'ultima retribuzione era proprio l'ultimo mese, e quindi ovviamente facendo una media sull'ultimo livello risultavano già più alte. Per calcolare la quota che veniva assegnata
si dava un 2% in Italia per ogni anno di contribuzione, per cui appunto con 40 anni di contributi si arrivava all'80% di questa retribuzione. E già questa è una condizione abbastanza favorevole, perché in altri paesi si assegnava semplicemente l'1,5%, per cui in Germania con 40 anni si arrivava al 60% di retribuzione e in Italia 80%. L'altra anomalia del sistema retributivo italiano sono state le pensioni anticipate, cioè quelle che conosciamo come pensioni di anzianità. Anche questo non è un unicum italiano, anche in altri paesi c'è la possibilità di andare in pensione in maniera anticipata, semplicemente per ogni anno che si anticipa la pensione c'è una penalità, quello di cui si è discusso anche recentemente tante volte ma non si è mai fatto. Per esempio in Germania, se non sbaglio, già negli anni 90 vai in anticipo rispetto all'età legale di pensionamento, ti tolgono un 4%, un 3-4%. E questo voleva dire mantenere un certo equilibrio sulla spesa totale. Quindi non è tanto la generosità del singolo assegno, ma è il periodo di cui hanno potuto godere molti pensionati, per cui si andava in pensione molto presto. Ancora verso la fine degli anni 90-2000, nonostante molti correttivi si sono fatti, la media di età pensionabile effettiva era 55-58 anni a seconda del sesso, quindi vuol dire che poi la durata delle pensioni è diventato 23-24-25 anni. Pagare per tutto questo periodo molto lungo vuol dire incrementare la spesa pensionistica, che appunto vediamo qua essere diventata la più alta al mondo già dalla fine degli anni 80. Ha superato tantissimi altri paesi già negli anni 80, ma il problema vero e proprio è nato negli anni 90 ed è tuttora così, ad eccezione forse della Grecia, che ha visto superarci, ma semplicemente perché è crollato il PIL, siamo ancora ai massimi livelli mondiali. Quindi se c'è un problema di spesa pubblica in Italia, bisogna valutare quali sono le anomalie. Le anomalie sono su tre voci: la spesa pensionistica, gli interessi, che sono molto alti rispetto ad altri paesi, e poi la spesa che consideriamo delle istituzioni, del Parlamento, della politica in generale, questa politica, ma anche le retribuzioni di molti funzionari pubblici. Queste sono le anomalie che costituiscono la particolarità italiana. Questo è un altro brano tratto da Considerazioni finali del governatore quando nel 1993 c'era Ciampi. Una comparazione internazionale del peso relativo al sistema pensionistico pubblico nell'economia si può ottenere scontando al presente, secondo criteri attuali, i valori monetari e trattamenti da erogare per gli anni futuri in relazione ai diritti già maturati. Secondo stime dell'OCSE, si giunge a una somma pari a 2,2 volte il prodotto interno lordo per la Francia, a 1,6 volte per la Germania, Regno Unito e Giappone, 1,2 per il Canada e gli Stati Uniti. Nel caso dell'Italia, il valore attuale futuri impegni dopo la riforma del 1982, quindi c'era già stato qualche correttivo, è sceso a 2,4 volte il prodotto. In precedenza, secondo fonti nazionali, era pari a 3 volte lo stesso aggregato. I capitali teoricamente da accantonare per ottemperare su una base di pura capitalizzazione agli impegni già assunti equivarrebbero a circa la metà della ricchezza nazionale e pertanto inevitabile che alla base del sistema rimanga un metodo di ripartizione. Quindi già si valutava la possibilità di trasformare il metodo di ripartizione in una capitalizzazione, ma non era possibile secondo l'osservazione Ciampi, perché capitalizzazione vuol dire che devo aver accumulato risparmio mio e messo da parte. Non era possibile, quindi secondo queste valutazioni ecco perché abbiamo mantenuto il sistema a ripartizione. Cioè la capitalizzazione, questo è un tema importante che non è ben chiaro, ma ha grandi conseguenze. Che il sistema a capitalizzazione richiede che si metta da parte un capitale, certo. E questo capitale frutta il sistema
cileno, su cui poi vorrei farti una domanda. Il sistema cileno, ma anche quello di buona parte dei sistemi misti, tantissimi piani. Una cosa che... maggior parte dei paesi hanno sistemi misti, cioè il sistema pubblico, il sistema di previdenza pubblico è basato sull'idea che devo garantire il minimo vitale ai pensionati. Il resto viene costruito sulla previdenza privata, cioè accantoni quello che vuoi affidandoti a fondi più o meno privati. Possono essere controllati in qualche maniera dal pubblico, ma in questa maniera. Quindi in Germania, per esempio, le pensioni sono pensioni più basse delle nostre, almeno quelle pubbliche, parliamo di questo. Non sono le pensioni da 10, da 20 mila euro. L'anomalia italiana, appunto, abbiamo un sistema quasi unicamente pubblico, senza previdenza privata. Però questo sistema di capitalizzazione richiede che vengano messi a frutto dei capitali, mentre il sistema ripartizione è più efficiente da un certo punto di vista, perché io pago le pensioni, io che lavoro pago le pensioni. Allora, c'è un evidente risparmio da parte chi riceve pensioni. Il problema è noto in letteratura, non è sostenibile, perché basterebbe che appunto diminuiscano gli occupati per problemi di invecchiamento della popolazione e quindi aumenta il rapporto pensionati su occupati. Per mantenere l'equivalenza finanziaria tra i contributi, o aumentano i contributi o si deve finanziare la spesa previdenziale in un'altra maniera, che è quella che abbiamo. Però questa è una conseguenza importante, molto curiosa, che almeno a me ha colpito molto nelle analisi che fai tu. Il fatto che a un certo momento, se io non devo capitalizzare il sistema pensionistico, ho dei soldi a disposizione e non so, mi compro la casa. Sì, quindi è corretto. I regali del sistema retributivo si possono leggere in due sensi. Ricevo una pensione più alta, o comunque una ricchezza pensionistica più alta, perché ne ho goduto per una durata maggiore, ma al tempo stesso vuol dire che ho pagato meno contributi rispetto al dovuto per quella pensione che prendo. Infatti, negli ultimi anni Boeri all'INPS ha fatto almeno un'operazione molto lodevole, ha fatto delle stime su quanto dovremmo ridurre le pensioni di chi riceve pensione retributiva in base ai contributi versati. Ciò vuol dire, applico le stesse regole del contributivo, perché il contributivo con la riforma Dini funziona così: accantona contributi e la tua pensione, poi ne parleremo un po' meglio dopo, si basa su quanto è versato, senza calcoli sull'ultima retribuzione. Ho perso il discorso di tavolo. No, di Boeri, sì, ecco, diceva. Ha fatto un'operazione porta aperta, cioè ha fatto il ricalcolo su molte gestioni retributive, verificando. Beh, ovviamente non tutti i pensionati sono uguali, c'è qualcuno addirittura che con un ricalcolo ci guadagnerebbe, gli ultimi andati in pensione magari ci guadagnerebbero, ma generalmente ha dimostrato che buona parte avrebbe riduzione del 10, 20, 30, alcune gestioni addirittura 50-60% della pensione. Ma questo è noto fin da almeno 2001, quando Maroni ha istituito la commissione Brambilla per studiare, era prevista la legge, come stava procedendo la riforma, la spesa pensionistica dopo la riforma Dini e se sarebbero stati necessari dei correttivi. Beh, Brambilla, anche lui ha fatto operazione molto, molto virtuosa, ha valutato quanto ricevevano in più le pensioni retributive e si è visto per esempio alcune gestioni come commercianti e gli artigiani ha avuto regali enormi, ma non perché abbiano delle pensioni molto elevate, ma semplicemente perché fino agli anni 90 hanno sempre contribuito molto poco, per legge, erano previsti contributi molto bassi. Infatti la retributiva è stata data agli artigiani e commercianti e agli autonomi in generale molto tardi, e quindi hanno avuto questo regalo. Ok, le conseguenze? Dobbiamo vedere le conseguenze. Conseguenze. Ma io, se ci fossero anche delle domande, potremmo anche. Vorrei dire, perché
parlare di debiti impliciti, non so se tu abbia mai verificato, ma è una conoscenza che è diffusa, se la fai una cieca, anche la stessa comunità europea valuta molto diversamente quelli che si chiamano debiti impliciti. Adesso spiego che cosa sono, perché forse non tutti lo sanno. Noi fino adesso abbiamo parlato del debito esplicito, cioè di quello che è già debito, sono bond, eccetera. Il debito implicito sono le obbligazioni che, stante l'attuale indirizzo, lo Stato dovrà pagare a chi usufruirà delle pensioni l'anno prossimo, per 10 anni, per 20 anni, a chi usufruirà del sistema sanitario, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono obbligazioni che non sono ancora evidenti, non sono nel bilancio, ma sono necessariamente spese che o verranno tagliate e non, quindi non si darà seguito alle promesse, oppure costeranno molto. Se si va a fare una classifica delle varie nazioni sulla base di questi, l'Italia è una delle più virtuose. Io la prima volta che ho letto questa cosa sono rimasto abbagliato, ed è una cosa che ho letto per la prima volta 3 o 4 anni fa, preparandomi a questa tua relazione. Speravo che venisse fuori questo discorso, ma invece non è stato fuori, lo faccio io, perché effettivamente tu vai a vedere la comunità europea cosa pensa di questa, questi debiti impliciti, e ti dice che l'Italia, mi sembra che sia addirittura nella classifica delle 20 nazioni la terza per qualità, cioè quella che avrà meno promesse da mantenere. La Germania è messa già peggio di noi, non ti dico poi la Francia, non me la ricordo, ma una ricerca facilmente ci porta, e sono dati ufficiali. Per cui, se da una parte il debito esplicito è mostruoso, dall'altra quello implicito, che è altrettanto importante, perché fra 5 anni sarà lì che ci aspetta. No, quello del debito implicito, so che era una vecchia battaglia di Pagliarini, che quando era stato già ministro del bilancio aveva cercato di rendere trasparente questa cosa. Oltre al debito che conosciamo, diceva, dovremmo sapere quali sono i nostri impegni anche del sistema previdenziale. E lui mi sembra che era riuscito a fare anche una stima, non so che anno riguardasse, forse di 3.000 miliardi come altro debito. Anch'io ho letto questa cosa, che considerando che il debito implicito risultiamo uno dei paesi migliori, però mi viene da dire è una conferma della fregatura, perché debito implicito vuol dire quello che noi calcoliamo oggi ma che dovremmo pagare in futuro, non riguarda la spesa pensionistica oggi, quello stiamo già pagando. È vero, cioè non ci sono istituti ufficiali che fanno questo calcolo del debito implicito qua in Italia. Ci sono però annualmente delle stime sulle tendenze di medio e lungo periodo dell'evoluzione della spesa previdenziale e sanitaria, che è una cosa equivalente, e dicono che è diventata sostenibile con le varie riforme. Beh, questo mi conferma che è una doppia fregatura, appunto, perché debito implicito sostenibile vuol dire che in futuro si pagheranno molto meno pensioni. Ma in futuro arriverà la generazione del contributivo, quello che adesso stanno pagando le tasse. Quindi anche dire che in futuro si ridurranno le pensioni, se non si è ridotto il problema demografico, come si fanno a ridurre le pensioni? Vuol dire si paga meno pensioni. L'invecchiamento della popolazione non diminuirà, anzi, il picco demografico noi l'abbiamo toccato nel 65, poi la popolazione è iniziata a diminuire la velocità della crescita, quindi il picco lo toccheremo quando la generazione del 65, la classe del 65 andrà in pensione, non ancora, e quindi aumenterà il problema demografico. Se con l'aumento degli anziani si riduce comunque la spesa pensionistica, io non credo che le attuali proiezioni risulteranno così nella realtà, però pur ammettendo che siano veritiere, vuol dire che si pagheranno meno pensioni a ogni pensionato, mi sembra ovvio, giusto? E quindi vuol dire che, avendo caricato gli attuali contribuenti con
le tasse più alte per finanziare la spesa pensionistica, i contributi più alti per finanziare la spesa pensionistica riavranno indietro molto, molto poco. Possiamo già anticipare quali sono i difetti del contributivo, magari, appunto, ho parlato del... Se posso finire, sì, certo. Perché il discorso riguarda le conseguenze, non è che dicano che l'Italia è a posto o quasi in prospettiva futura, dicono che l'Italia è messa meno peggio delle altre socialdemocrazie, ma il quadro è drammatico per tutti. Sì, sì. Perché... conseguenza che io mi aspetto da questo è che verrà tagliata brutalmente, come in stile greco, per tutta Europa, le sia le pensioni che le... Perché tutte avranno problemi demografici, non è stato risolto ovviamente. Tutte continueranno a avere problemi demografici. Noi stiamo seguendo lo stesso percorso, lo stesso trend della Germania in termini di invecchiamento della popolazione. Non abbiamo sicuramente la spesa pensionistica della Germania, è molto più elevata. Beh, ma difatti un dato che se ci abbiamo, che può essere interessante, è che probabilmente quello che è avvenuto, come si legge da quel documento di Sacciampi, dove si dice, no, guardate, scordatevi di passare al sistema a capitalizzazione perché non avremo mai soldi da parte per farlo. Quindi che cosa facciamo? Per quelli che la pensione l'hanno adesso e che protesterebbero se gliela vediamo, continuiamo così. Per quelli che tra 30 anni la dovranno avere, Dio ci pensa. Quindi probabilmente il caso italiano è un caso dove questo discorso c'è già esplicitato. Mentre invece Francia, Germania scontano il fatto che se continuano con il loro sistema attuale, la gente della nostra età avrebbe pensioni che quegli stati lì non si possono permettere. Quindi lì, come se fosse lì, il bubone deve ancora scoppiare, probabilmente. E qua vediamo, quella subito dietro di noi è la Francia che è messa peggio, la Germania ancora. Anche perché la Germania ha fatto una riforma pensionistica seria nel 2002 e difatti forse da qui si nota, questo era il trend della Germania e è iniziato a calare la spesa pensionistica sul PIL. Il debito implicito da cosa sarebbe dato? Da spese sociali di alta natura, tipo il sistema sanitario? Io questi dati li ho visti anch'io impressionanti sulla Francia, cioè tipo che se la Francia non riformasse tra 20 anni avrebbe il debito. Ma io sinceramente li ho visti in rete, non so bene come possano essere stati calcolati. Ma anche, quindi... rete, sì, è roba di tipo sì. Panorama, riviste. Peggio ancora. Non so che ufficialità possano avere, non ho capito con che metodologia siano stati ottenuti, quindi non commento. Però dico questo, a maggior ragione, se questi dati sono veritieri, dimostrano che siamo messi bene, vuol dire soltanto che stiamo promettendo molto meno in termini di pensioni a chi invece sta pagando molto. Posso dire appunto quali sono le fregature del sistema contributivo. Quindi siamo passati dal retributivo al contributivo. Le fregature del contributivo sono, prima di tutto per pagare queste alte pensioni abbiamo i contributi più alti del mondo, questo è noto. Però non tutta la spesa pensionistica è pagata con i contributi. Buona parte viene finanziata, come si sente dire spesso, dalla fiscalità generale, ma la fiscalità generale non è qualcuno molto generoso che ci dà dei soldi, sono le tasse. Quindi vuol dire che gli stessi contribuenti che danno il contributo alle pensioni pagano anche delle tasse per coprire parte della spesa pensionistica, che contiene tante voci, c'è anche ovviamente assistenza, generalmente si insiste su questo punto. Però è una fregatura, perché se io finanzio interamente la spesa pensionistica attuale con i miei contributi, poi mi vengono considerati diritti pensionistici, quindi un domani mi frutteranno una pensione. Se invece di 10.000 euro di contributi ne do altri 2.000 di tasse, quelle 2.000 tasse sono un prestito fondo perduto, non è un diritto pensionistico. Questa è la prima fregatura. C'è un'altra cosa molto simile
che deriva dal fatto che almeno dal 1989, da quando si è riformato l'INPS, una buona parte dei finanziamenti derivano sempre dall'INPS, da altre gestioni, per esempio la gestione prestazioni temporanee, che è quella che paga malattia, la cassa integrazione. Si pensa sempre che avvenga il contrario, che sia questa gestione a usufruire dei contributi delle pensioni, invece avviene il contrario. Proprio per un articolo che è stato messo nella legge di riforma dell'INPS nell'89, si diceva: quando ci sono gestioni in attivo, beh, questi avanzi di gestione possono essere utilizzati da qualche altra gestione. E avviene così. Senza interessi. Senza interessi, senza corrispondenza di interessi. Beh, non vale per tutte le gestioni, ma per tutti i soldi che ha utilizzato il Fondo Pensionistico Lavoratori Dipendenti, presi a prestito, diciamo così, dalle prestazioni temporanee, sì, sono stati dati e quindi prestito a fondo perduto. Basta fare osservare quali sono i debiti all'interno dei bilanci dell'INPS. Il Fondo Pensionistico Lavoratori Dipendenti, adesso forse è diminuito, però fino a 2 anni fa aveva un debito di 150 miliardi nei confronti delle prestazioni temporanee e loro avevano un credito di 150 miliardi. 150 miliardi non è poca cosa. Vuol dire che tutti gli anni, infatti andiamo a vedere, un avanzo di 4-5 miliardi passa di là. Quindi sono contributi che i lavoratori versano per uno scopo, che non viene utilizzato per quello scopo, ma vengono utilizzati per pensioni. E anche questi sono contributi che non verranno considerati diritti pensionistici e quindi abbassano il livello. Altra fregatura, diciamo così. Se noi abbiamo i più alti contributi al mondo, ma le retribuzioni sono basse, alla fine della fiera in un sistema contributivo conta quanto è versato, i valori assoluti, non le percentuali, i soldoni. Se io ho una retribuzione di 100 e la liquida al 33%, accantono ogni anno 33. Ma se la mia retribuzione è di 200 e una liquida al 25, pago 50. Quindi chi ha aliquote più basse ma ha retribuzioni molto alte sta versando molto di più. E pur con questo sacrificio enorme che stanno compiendo i contribuenti, stiamo versando poco. Cioè la generazione del contributivo sta versando pochi contributi, considerando i rendimenti che dà il sistema contributivo. E questa è l'ultima fregatura. Qual è il rendimento assegnato ai contributi del sistema contributivo? È semplicemente un rendimento legale, contabile, no? Vengono accantonati e rivalutati ogni anno al valore quinquennale della variazione del PIL. Beh, il PIL è un po' che non cresce, no? Quindi è un po' di anni che noi abbiamo rendimenti di quello che diamo allo Stato ogni anno per le nostre pensioni molto al di sotto della rivalutazione del TFR, molto al di sotto dei rendimenti che garantisce qualunque fondo complementare. Quindi a conti fatti lo Stato ci sta fregando risparmio. Quindi passando al contributivo ci frega? Assolutamente sì, cioè versiamo un sacco di soldi vanno come tasse o come altri contributi, non vengono neanche conteggiati, quei soldi che diamo vengono rivalutati poco, perché l'economia non cresce più. Come per l'ottobre del 24, beh, è la possibilità di dire, cioè, io potrei mettere tutti quei soldi lì, va bene, mi obblighi a versare tutti quei soldi, va bene, però posso metterli nel complementare che mi dà il 4%, mi sta bene. E se invece li tengo in questo sistema che mi dà zero, cioè addirittura un anno è dovuto intervenire, non so se una norma ministeriale o hanno fatto addirittura una legge, che ha tenuto a zero la rivalutazione negli ultimi anni di crisi, perché sulla media matematica quinquennale del PIL la rivalutazione sarebbe stata negativa, quindi avremmo dovuto ridurre il monte contributivo. Ho detto no, vabbè, per quest'anno mettiamolo a zero, non esageriamo a fregare i contribuenti. Beh, dai, meno male. Se ho capito bene, col senno di poi ovviamente, la riforma Dini fosse stata fatta 15 anni prima o no? Allora, 15 anni prima voleva dire con... Sì, cioè, sì, beh, certo, certo. Come dire, sì. Contribuì, cioè, si è arrivata, cioè, come dire, una frenata è arrivata tardi. Cioè.
Sì, allora la riforma Dini non ha toccato le pensioni. Alla fine, quando parleremo di cosa fare, perché la domanda è giusta, magari alla fine, quando chiederò cosa fare. Beh, ma invece di vedere magari le conclusioni, possiamo già continuare. Le conseguenze. Beh, sì. Vabbè, è ovvio che fare debiti vuol dire lasciare il conto a chi viene dopo. E questa non è una fonte ufficiale, è un calcolo provato a fare io. Come sarebbe stata la pressione fiscale se ognuno, cioè ogni generazione in questi termini, avesse pagato i propri debiti con varie modalità. Cioè, elimino il deficit, ammettiamo che generazioni passato, nel passato non abbiano fatto questo deficit e quindi io non mi ritrovi con il conto a pagare. La linea rossa sarebbe appunto la pressione fiscale effettiva che ha avuto, c'è stata in Italia. Con la linea gialla sarebbe l'aumento della pressione fiscale che vediamo evidenziato soprattutto nel passato. Questo però, diminuzione del deficit, vuol dire anche diminuzione della spesa per interessi dopo gli anni 90 e diminuzione della spesa pensionistica. Quindi in soldoni il risultato sarebbe questa curva verde che appiattisce un po' i livelli. Cioè prima si sarebbe pagato un po' di più, oggi pagavamo meno. Invece di avere la pressione fiscale attualmente oltre il 45%, per tutti gli ultimi 20-25 anni avremmo avuto una pressione del 35%, senza dover pagare le spese delle precedenti generazioni. Facendo una somma di queste cose, il conto si bilancia così. Fino al 92 avrebbero pagato circa 3.000 miliardi in più, valori rivalutati, e la generazione dal 92 in poi avrebbe pagato tasse e vari balzelli di 3.000 miliardi in meno, se ognuno avesse pagato i propri debiti. Domande su questo? Meglio di no. No, meglio. Vabbè, come dicevamo, la spesa pubblica in Italia in valori assoluti oggi e nel trend non è cresciuta molto diversamente rispetto ad altri paesi. Quello che è diverso è la composizione, cioè siamo appunto primi in spesa pensionistica, ma se appunto valutiamo in generale per pensioni, interessi e sanità, siamo ai massimi livelli mondiali. Se invece togliamo queste voci e consideriamo tutto il resto della spesa, quindi non pensioni, non interessi, non sanità, siamo in fondo alla classifica. Moriremo di welfare. Quindi tante altre voci ci vedono proprio in fondo alla classifica. Per esempio, siamo uno dei paesi che spende meno in istruzione, siamo uno dei paesi che spende meno in altra componente sociale, aiuti a famiglie bisognose, povere. Veramente spendiamo molto meno di altri paesi. Quindi quando si dice che in realtà il welfare in Italia non è, cioè il totale della spesa pubblica per assistenza non è inferiore, non è superiore a quello di altri paesi, è semplicemente una distribuzione diversa. Esatto, è vero. Esatto. In altri paesi c'è uno sbilanciamento verso le pensioni, sicuramente. Quindi il reddito di cittadinanza avrebbe un senso. Da questo punto di vista vado su una domanda. Avrebbe un senso intervenire sull'anomalia piuttosto che aumentare le anomalie, però c'è un altro discorso sul reddito di cittadinanza. Per pagare le pensioni anche i poveri si trovano a pagare troppe tasse in Italia, cioè se si riducessero le tasse a tutti non ci sarebbe neanche bisogno del reddito di cittadinanza, a mio parere, però questo è un altro discorso. Quindi, vabbè, queste cose sui disavanzi un po' le abbiamo già visti. Questa appunto la differenza tra avanzi primari, disavanzi o avanzi primari in termini di PIL. Vediamo che appunto, confermato quanto già visto prima, siamo partiti dal 5% subito dopo la guerra, si è ridotto fino agli anni 60, nel 1960, poi si è tornato a crescere. E vedete questa distanza tra le due curve rosse e blu. Quindi negli anni 80 cosa è cambiato? Che appunto abbiamo iniziato a finanziare il debito con
richiedendo risparmio privato, e quindi questo risparmio richiedeva interessi, forse si è dato anche interessi troppo alti. Quindi la maggior parte dello scostamento è dovuto da questa spesa per interessi. Questo vuol dire che un 30% della spesa totale per certi periodi era finanziata a deficit, ma fino agli anni 90, mettiamo così, potremmo considerare una media del 15-10%. Considerando che noi adesso siamo vincolati a questo 3%, giusto per fare qualche confronto. Beh, queste cose però un po' le abbiamo già viste tra le varie incrementi della spesa, quali sono state le voci, principalmente la spesa previdenziale e poi dagli anni 80 la spesa per interessi. Volevo farvi vedere questo grafico che mostra un attimo i livelli di spesa pensionistica, non solo pubblica, considerando anche le gestioni private. Cioè altri paesi, Regno Unito, USA, hanno una buona parte del sistema pensionistico finanziato con le pensioni private, ma sono al di sotto del 15% del PIL. Noi, prevalentemente pubblica, pensioni quasi interamente pubbliche, siamo già al 18%, quindi non è il discorso se ci fosse stata pensione privata, e che sono molto generosi, non in termini soltanto di assegni, ma appunto per la durata, cioè questa concomitanza di fattori. Qua mostriamo invece appunto quando si andava in pensione, e conferma il fatto che in Italia si è andato in pensione molto presto. Tutta la fascia grigia rappresenta appunto il massimo e il minimo dell'età pensionabile nei vari paesi, quindi i livelli più bassi sono questi sotto e noi praticamente ci avviciniamo a questi. Questo confronto invece mostra la generosità del sistema pensionistico retributivo italiano rispetto per esempio alla Germania. Chi è stato avvantaggiato maggiormente? Chi ha avuto carriere continue, carriere rapide, quindi con un incremento dei propri livelli retributivi molto accelerato, perché appunto se io faccio conto sull'ultima retribuzione alla fine prendo molto di più. È l'anomalia che in Germania le pensioni sopra i 2000 sono praticamente inesistenti, poche centinaia, mentre per noi superano il 20% del totale. Questa è l'anomalia. Una domanda: le pensioni sopra i 2000 erogate dallo Stato? Sì. Sì, questo sulla pensione pubblica. Nel senso che uno potrebbe essere tedesco, potrebbe al massimo prendere 2000 euro dallo Stato e potrebbe avere privatamente, quello è riferito a quello che lo Stato elargisce. Sì, secondo quel concetto che all'estero hanno applicato, lo Stato deve garantire il minimo vitale o anche qualcosa di più, perché insomma non è soltanto il minimo vitale. In Italia abbiamo applicato, lo Stato ti deve garantire il reddito differito, cioè se io guadagnavo 100.000 euro, lo Stato mi deve garantire 100.000 euro. Voglio continuare il tema di... Se non sbaglio però, cioè, quando si è cercato di intervenire o con dei con altri interventi, cioè poi che è venuto dalla Corte Costituzionale con mi sembra di ricordare con i famosi diritti quesiti, che poi sono presi, non si possono... Quasi. La Corte Costituzionale non è che possa dire cosa si deve fare, però ha delineato anche qualche strada. In tempi recenti, per esempio, quando appunto la Fornero ha bloccato le rivalutazioni, poi queste rivalutazioni sono state bocciate dalla Corte Costituzionale, ma non perché si è toccato qualche diritto quesito, perché sono state fatte male. Messo un blocco senza proporzionalità, quindi quel mancanza di proporzionalità. Se devo dire che seguivo il tuo discorso, cioè sono d'accordo, l'hanno fatto perché è fatto in maniera flat e quindi è sbagliato. Sì, ma proprio in quell'occasione, dicevo questo, proprio in quell'occasione la Corte Costituzionale ha delineato la possibilità di ridurre le pensioni per motivi anche di bilancio, certo. In una certa maniera, ha aperto anche la strada sull'immobiliare, però cioè dire che
ambientale per me farebbe fatica se c'è una strada come quella tedesca che se devo garantire con la pensione minimo vitale, perché per me su quello la costruzionale mi metterebbe. Però... Insomma, bisogna vedere. Certo, intervenire da un giorno all'altro tagliando, dimezzando le pensioni è una cosa difficile. Sul ricalcolo, che poteva essere una strada praticabile, penso ci siano state delle aperture. Per esempio, nella scorsa legislatura si è aperto un'iniziativa da parte di qualche... Come? Dicevo, basta che non ricalcoli la ruota. Non so. C'era stato qualche deputato, adesso non mi ricordo, Andrea Mazzioni. Era stato anche presidente della commissione costituzionale, che ha cercato di proporre una legge che aprisse a una modificazione della Costituzione, perché diceva fino a quando ci sarà la Costituzione così non si può fare nulla. Ma in realtà durante questo dibattito, a un incontro partecipato, è stato invitato anche Boeri, gli è stata posta la domanda: ma è necessario questo intervento? Lui sinceramente ha detto: beh, non è che cambierebbe nulla, perché già oggi si potrebbe fare, manca la volontà politica di farla. Quindi il capitale di diritti acquisiti non arriva da, cioè, non ha un'origine. Io non sono un avvocato, però credo che non esista. Non esiste, questo è perché quando si fa. No, anche perché cioè, vengono continuamente toccati i diritti. Cioè, faccio una legge, alzo le tasse anche sulle pensioni, vengono toccati. No, bisogna vedere in che misura. Ok. Un grande consenso, eccetera. Certo. Potrebbero essere. Certo, possono toccare. C'era stata tempo fa una simulazione, se non sbaglio, del Sole 24 Ore, che aveva ipotizzato un ricalcolo delle pensioni addirittura sopra una certa soglia, se non sbaglio 1.500 euro mensili, col sistema contributivo. Beh, molte verrebbero ridotte e aveva stimato un risparmio, se non sbaglio, di 40-50 miliardi l'anno. Non vuol dire dimezzare tutte le pensioni. Vuol dire che alcune saranno ridotte al 5%, altre 10%, in base a quello che effettivamente ricevono in più rispetto a quanto hanno contribuito. Cioè, bisogna pensare che gli studi di cui parlava prima, due, poi sono rimasti sulla carta. Sì, beh, poi è caduta la legislatura, non è fatto nulla. Ok, però già l'averli fatti presuppone che ci sia la possibilità di. Sì, Boeri diceva la sua opinione intervenendo in questa commissione. Ma... Beh, la politica però, come dicevo prima... Quante sono in numero le pensioni che vengono erogate? In totale 16 milioni. Quelle d'anziani, quelle di vecchiaia sono, se non sbaglio, 11 milioni. Beh, però non è questione solo elettorale. Sì, però diciamo che ormai quelli che contribuiscono... sono la maggioranza, sono diventate minoranze pensionati, quindi non pensiamo che non si possa fare soltanto perché i pensionati sono il partito più forte. Quindi se veramente i partiti ragionassero solo in termini di voti, dovrebbero iniziare a conquistare il voto di chi paga le pensioni. Questa è una cosa. Forse arriveranno, no? Fra qualche decennio a dire... Ci sarà la consapevolezza di... Esatto, quando ci si accorge della fregatura, allora adesso servono i partiti... Voglio vedere come faranno. C'è una domanda che viene, aspetta, Babini che ci fa una domanda, si riferisce alle anomalie di cui dicevamo prima, l'anomalia per cui in Italia più che in altri paesi la previdenza è essenzialmente pensione, o più degli altri paesi, e chiede come si potrebbe intervenire in questo. Come si poteva intervenire? Beh, il tentativo si è fatto, parlavamo prima delle occasioni perdute. Diciamo che quando si è insediato il primo governo Berlusconi c'era qualche idea di ridurre le pensioni mettendo qualche risparmio anche sulle spalle di chi era già pensionato. Poi sappiamo come è andata a finire, il governo è durato poco, per tanti motivi ma anche principalmente per pensioni. Vi ricordate gli scioperi dei sindacati, la Lega che per una cosa o per l'altra ha fatto saltare il governo, con la scusa che forse non era d'accordo sulla linea federalista che si stava dando, però anche, per quello, quindi c'è.
è stata forse una delle occasioni. No, c'era, c'è stata quell'occasione. Monti è stata un'occasione, la Fornero. No. No, la Fornero è stata un'occasione perduta. Cioè forse appunto una delle ultime occasioni possibili per intervenire veramente sulle pensioni. Anzi, la Fornero ha fatto un articolo, aveva pubblicato un articolo pochi mesi prima di diventare ministro, riportando dati di altri ricercatori veri, non ho sottoscritto, che stimava in maniera molto sintetica la generosità del retributivo. Diceva, generalmente un pensionato retributivo riceve 160% i contributi versati, in media. Addirittura l'autonomo, che abbiamo visto aver ricevuto il retributivo tardi, 230 contro 100. Quindi la consapevolezza della generosità c'era. Dopo è diventato ministro, l'esigenza era semplicemente quella di fare cassa. Quindi si è dato un correttivo nell'immediato per cercare di spostare un po' di risorse dalle pensioni agli interessi, che in quel momento stavano salendo per lo spread. Però non si è fatto nulla di una vera riforma di lungo periodo per correggere le cose. E il problema c'è tutto, perché appunto ci sono queste analisi annuali che dimostrano che in futuro la pensione, la spesa pensionistica resterà stabile o addirittura diminuirà. Io non ci credo molto, anche perché queste analisi vengono fatte nel 2001 e vengono confutate periodicamente, non riescono mai a essere confermate, perché fanno affidamento su dei parametri molto ottimistici. Il PIL crescerà all'1,5% per 20 anni, cosa che accadeva forse negli anni 70. L'occupazione crescerà tutto. Se non cade così, invece, ovviamente la spesa supererà il 25%, perché il problema demografico non verrà risolto. O tagliano le pensioni o aumenteranno le tasse. Quindi il problema rimane. Ce l'hai il dato dei trasferimenti dalla fiscalità generale all'INPS negli anni, quanto è salito? Sinceramente no. Perché mi sembra che l'ultimo dato è 120-130 miliardi. Sì, su 100 miliardi, però bisognerebbe in tutta onestà considerare la spesa netta, perché è vero che anche i pensionati pagano delle tasse, quella è una partita di giro, quindi bisognerebbe fare riferimento sulla spesa netta. Spesa totale delle pensioni è 280 miliardi, considerando le tasse pagate diventa 240-250 miliardi, quindi anche il finanziamento tramite fiscalità generale si riduce. Ma rimane costante però, o è in salita negli anni? È in salita. È venuta meno quel finanziamento che dicevamo negli ultimi anni delle prestazioni temporanee. Per 20 anni molti soldi venivano presi dagli avanzi delle prestazioni temporanee e girati a alcune gestioni in particolare. Quando è caduta la crisi, a quel punto i contributi per la cassa integrazione, per la mobilità evasa, servivano effettivamente, gli avanzi non c'erano più, allora sono arrivate da altre. Quindi sicuramente negli ultimi anni sono... Ad attingere alla cassa della gestione separata, che è l'unica in attivo. Sì, però quello è vero, poi magari se vediamo una cosa del genere. Ha anche un senso che la gestione lavoratori dipendenti risulta in deficit mentre quella è in attivo, perché negli anni sono cambiate le modalità di occupazione. Ci sono molti meno posti fissi, che quindi risultano dipendenti, e quei posti fissi sono diventati precari e quindi iscritti alla gestione subordinati. Sì. Precari giovani che pagano. Quindi, aspetta che tocca... No. Avendo parlato di cose costituzionali e avendo due sistemi diversi, non è costituzionale avere cittadini che hanno diritti diversi tra di loro? Questa è la questione. Allora, arriviamo alla conclusione delle soluzioni possibili. Ma io sinceramente credo che non ci sia soluzione per questo problema.
perché ci vorrebbe la volontà di risolverlo, e dalla politica non viene, ma anche dall'opinione pubblica purtroppo. Io credo che forse l'unica strada, non per risolvere il problema, ma per porre il problema, sia fare seguire una via legale che chieda l'incostituzionalità del sistema contributivo. Se dovesse arrivare al costituzionale, cioè, soltanto un giudice con una faccia di tolla incredibile potrebbe rifiutare una cosa del genere, perché palesemente incostituzionale. Con un buon avvocato si potrebbe fare. Dopo non si risolve, perché dopo sta alla politica a dire: va bene, adesso cosa facciamo? Abbiamo azzerato Dini e tutte le riforme dopo. Vuol dire che dalla spesa che abbiamo stabilito fino ad ora sostenibile saltiamo al 20%, all'oltre il 20%, con cosa la finanziamo? Dobbiamo mettere mano a qualche soluzione. Quindi starà, però è una cosa rischiosa. Però l'unica strada che io ritengo, non per risolvere il problema, perché non pone soluzioni, ma per porre il problema che oggi non viene affrontato, è questo, sicuramente. Ho un modo semplicemente, perché non ho avuto occasione e modalità di approfondire la cosa, ma se ne è parlato tantissimo ed è stato un argomento della campagna elettorale. Questa famosa quota 100, che cos'è e più che altro come impatterebbe con questo quadro che hai fatto? La quota 100 vuol dire ritoccare un po' la Fornero. Cioè sia per il Movimento 5 Stelle che per Salvini la Fornero è stata una disgrazia, e quindi vogliono dare la possibilità a molti pensionati di andare in pensione prima. Perché la Fornero allungava l'età pensionabile. Eh sì, soprattutto andrà a allungarla anche in futuro, quindi non è una cosa che tocca soltanto i prossimi pensionati o quelli che sono andati in pensione dopo la Fornero, ma continuerà. E quindi da un certo punto di vista sì, peggiora i conti, però io credo insomma si debba risolvere tutto il problema, non dar la colpa a chi ritiene una disgrazia al Fornero e cerca di rimediare un attimo, perché è vero che forse a farne le spese per la Fornero sia stati, al contrario, i pensionati che avevano più problemi. Cioè chi aveva molti anni di contribuzione è riuscito comunque ad andare in pensione anche dopo la Fornero con una pensione anticipata, no. L'innalzamento ha toccato soprattutto chi doveva arrivare all'età legale, no. Quindi devo continuare a contribuire, devo continuare a lavorare e magari prenderò anche meno. Ah sì, beh, questa è la conseguenza, non abbiamo evidenziato. L'80% ovviamente è calcolato sulla retribuzione lorda, ma mentre io lavoro pago anche contributi, quando sono pensionato non pago più contributi, quindi, prendo più quindi l'80% può diventare il 90% o anche il 100% della retribuzione, e quindi è questa è pazzesco. Volevo mostrare quest'ultimo grafico che evidenzia la percentuale della spesa sociale, spesa pubblica sociale, in trasferimenti in denaro nei vari paesi, e evidenzia che in Italia, come altri paesi anomali, Grecia, Messico, Turchia, sono i quintili più alti, cioè i già benestanti a ricevere una buona porzione della spesa sociale, proprio per le pensioni. Se io invece di garantire minimo vitale o comunque una pensione adeguata ma modesta, devo garantire i 200.000 euro, per fare un esempio, il signor Romiti, che è stato per molti anni alla Fiat,
poi sei entrato in Fiat nel 1972, nel 1974 ero già pensionato, all'età 54-55 anni. Non so con quale pensione, da alcuni articoli ho letto negli ultimi anni dovrebbe essere sul 4.000-5.000 euro, però appunto, cioè, sicuramente non era uno tipo, che aveva bisogno di questi regali dallo Stato, considerando che quella pensione gli appaia qualcun altro. Considerando però anche il fatto che non vivo in un certo ambiente, mi metto nei panni di Romiti, so che avrò una pensione statale altissima, perché devo fare una pensione integrativa, perché devo... Ah, appunto, sì, sì, sì. Quindi mi adatto semplicemente alla mia. Infatti, quello che diceva lui vuol dire che allora io risparmio dei contributi, il risparmio che dovevo usare per scopi previdenziali lo metto in immobili, lo metto in azioni. Però voglio dire che adesso arrivare da Romiti e dire guarda che tu... E certo, male, adesso stato, è tardi. Quindi adesso ti prego, è un discorso un po' pesante. Adesso è tardi, ovviamente. Però volevo dire un'altra cosa. L'Inps mi pare di capire che fondamentalmente usi per pagare pensioni il flusso di cassa, fondamentalmente, cioè non ha praticamente. Sì, il sistema di ripartizione è questo: preleva o dalle tasse o dai contributi nell'anno. Non ha riserve. Paradossalmente questo potrebbe diventare qualche cosa di favorevole per noi piuttosto che per altri stati in cui sono più a capitalizzazione e quindi il risparmio va anche malato durante la vita lavorativa di una persona all'interno dei fondi pensione. I fondi pensione, per una distorsione terribile che c'è in praticamente tutte le legislazioni mondiali, sono obbligati a lavorare con i bond statali, a considerare solo la AAA dei loro acquisti, eccetera, eccetera. Ora, in un mondo in cui da 10 anni a questa parte i tassi di interesse sono stati arrotondamente portati a zero, addirittura sotto zero, i fondi pensione sono in una crisi terribile, cioè loro sono costruiti con l'idea che avrebbero ottenuto dal capitale versato dai contribuenti circa 8% annuo e questo li avrebbe messi nelle condizioni di pagare le pensioni. Adesso stanno prendendo più zero all'anno e da 10 anni a questa parte. Questo è il motivo, uno dei motivi per cui siamo di fronte a una crisi planificante, perché quello che noi, non solo noi italiani, anzi forse noi italiani non gli altri, ma prima facevi vedere in altri stati quanta parte il privato, previdenza privata, che parte importante ha, quella lì è tutta previdenza che nei prossimi anni non potrà pagare le pensioni che aveva promesso di pagare. Per sì, e poi comunque non è riuscita a decollare veramente, perché molti si interrogano ancora perché tanti lavoratori non versino anche contributi volontari nel complementare, non ci sono i soldi. Cioè. Sì, sì. Sto appunto guardando con un minimo di prospettiva economica la condizione della prossima avventura, che sarà pesantissima anche per chi ha costruito un sistema di capitalizzazione, proprio perché tutti gli stati obbligano fondi pensione a investire risparmio in bond statali. E questa è una follia, è una delle tante distorsioni create dagli stati. Io condivido il tuo pensiero su che cos'è lo Stato, e quindi è una di quelle distorsioni che sarà pagata carissimo. Io ho una domanda, no, vai. Io voglio utilizzare anche una vostra immagine. Negli ultimi anni è stato molto bene, hanno corso un po' meno, però in generale questo obbligo, cioè perlomeno io nei fondi di pensione che conosco io non c'è un obbligo, poi se c'è chi sceglie la componente che è quella più tranquilla, sì, questo ti do ragione, ma se uno vuole rischiare lo fa naturalmente anche con la pensione. La dove è scelta personale. Forse si saprà. Cioè, veramente. Non lo so. Dove invece non è possibile, cioè nella maggior parte siamo a questo livello, perché cioè, ci sarà crisi grossa perché non c'è il rendimento, perché sicuramente le non sono rendimenti di tutto ufficialmente. Io ho una domanda di questo genere.
Quello che disse Boeri una volta, gli immigrati ci pagheranno le pensioni. Boeri dice ci stanno pagando, non ci pagheranno, ci stanno pagando e non è soltanto l'unica idea. C'è un avanzo di 14 miliardi se non sbaglio nei versamenti. Sì, però bene. Il discorso non è se loro ci pagano le pensioni perché non sono gli unici a farlo, no? Il discorso era se l'occupazione immigrata risultava un'occupazione aggiuntiva. No, io riesco a pagare meglio la spesa pensionistica se aumentano i contributi, se aumentano l'occupazione. Purtroppo non è andata così. Conti fatti, i dati lo dicono, l'occupazione straniera è andata a sostituire buona parte di altro tipo immigrazione italiana, di occupazione italiana. E per giunta, se ovviamente molti immigrati vengono occupati perché costano meno, vuol dire che hanno anche retribuzioni più basse e quindi meno contributi. Quindi non so se il sistema in generale, perché è quello che conta, avere maggior monte contributivo ne abbia tratto guadagno. Non credo. Ma tutti gli altri provvedimenti comunque vanno verso l'eliminazione dei posti di lavoro, se pensi Industria 4.0, cioè praticamente è andato di contributi all'industria per eliminare dei posti di lavoro, sostanzialmente giustissimo, cioè non entro l'elemento di cultura, però il concetto è che la robotica si va a eliminare questo, è un trend, è fondamentalmente un trend. Sostituzione di tecnologia con occupazione umana dovrebbe portare occupazione da qualche altra parte, ci siamo. Però di sicuro poi non sai come storicamente l'ha portato. Storicamente è così. Storicamente così. E soprattutto aumenta la produttività dell'ora lavorata la tecnologia. Sì, però non parliamo di teoria, nella pratica. No, nella pratica l'automazione aumenta l'occupazione nel totale e aumenta la produttività dell'ora lavorata. Quindi aumenta i redditi reali, aumenta la ricchezza, aumenta il reddito disponibile. Cosa fare? No? Le domande finali sono cosa si può fare di fronte a queste cose? Un po' l'hai detto, una delle proposte molto realistica, molto reale, diciamo, utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione, Corte Costituzionale che dichiari incostituzionale il metodo contributivo e costringa la politica a delle scelte. Ho detto fin dall'inizio, non sono un esperto, quindi men che meno posso trovare soluzioni. Consideratemi uno scrittore di gialli, vi dico, c'è l'assassino, c'è un morto, ma nessuno dice allo scrittore di gialli, adesso cosa facciamo? Qual è la soluzione? È morto. No? Quindi okay. Non chiedetelo a me, anche perché appunto le uniche strade che ho cercato di perseguire, che voleva dire coinvolgere un po' altre persone in questa problematica, hanno portato a seri fallimenti. Quindi l'unica strada, dicevo prima, poteva essere quella di un ricorso in qualche maniera alla Corte Costituzionale che dichiari il sistema contributivo incostituzionale. È una cosa che sto provando sinceramente, ma potete immaginare la coda di avvocati davanti a casa mia per questa cosa. Ma è possibile secondo te intervenire oggi o è troppo tardi? In altre parole, un politico capace, che abbia tutte le informazioni, sarebbe in grado oggi di prendere in mano la cosa o è talmente... Sì, qualcosa si può ancora fare, non è tardi. Beh, soprattutto il problema in futuro ci sarà. Sulle pensioni contributive la bomba scoppierà. Quindi è bene cercare subito la soluzione. Questo vorrebbe dire, con questo ricorso alla Corte Costituzionale, cercare di porre il problema prima possibile. Non vuol dire allora tagliamo le pensioni. Non posso stabilire quale possa essere la soluzione, però già porsi il problema è una buona cosa. Mi chiedono però di usare il microfono, sennò... Ah, il microfono. O qualcuno. Una valletta. Li abbiamo visto di migliori. A proposito di bomba, l'economia di guerra potrebbe risolvere il problema ai governi?
E in questo caso cosa gli impedisce dall'attuare esattamente questa soluzione? Non fatemi domande che non posso rispondere. Non sono un esperto di queste cose, quindi non potrei dire nulla, non so. Però l'economia di guerra mi sembra veramente una cosa eccessiva. Sarebbe come pensare di risolvere il problema tornando all'inflazione del 47. Allora, azzeriamo, sì, non riusciamo a tagliare le pensioni, le riduciamo con l'inflazione. Il ripudio del debito, noi abbiamo un debito che praticamente ci impedisce di muoverci, e se noi decidiamo di non saldarlo, vabbè, d'accordo. La mia opinione personale è che non sia giusto che qualcuno debba pagare i debiti di altri, quindi personalmente potrebbe sarei anche favorevole. Ingiusto, ma potrebbe essere una soluzione, ci aiuterebbe. Come in Argentina. Come in Argentina, si fa. Parlando di migrazione, stiamo vedendo come i giovani italiani, specialmente quelli più specializzati, più produttivi, se vogliamo, stanno andando verso l'estero, mentre in Italia tendono ad arrivare immigrati meno istruiti, meno specializzati. Credi che possa essere un sintomo di questo squilibrio generazionale? C'è un trend migratorio più marcato verso i paesi con un sistema pensionistico misto? Una specie di rivolta d'Atlante, se vogliamo, come illustrato da... e se questo può peggiorare il problema in futuro, cioè come tutti gli schemi Ponzi, quando si vede che il sistema non regge, quelli più chi deve mettere i soldi va in altri posti e quindi viene poi a mancare l'entrata. Sì, questa mi permette di fare una risposta più ampia su un'altra problematica. Si pensa sempre che il problema pensionistico o la pena generazionale in generale riguardi solo la ridistribuzione. Qualcuno ha avuto dei vantaggi, qualcuno sta pagando i costi, ma che grosso modo non tocchi la produzione. Cioè, noi siamo in crisi per altri motivi, non per questi. Io non credo, magari non tanto per la questione pensionistica, ma per la questione dell'inflazione, inflazione monetaria. Abbiamo visto che abbiamo creato molta moneta, molto denaro per lungo tempo e questo porta all'inflazione. L'inflazione funziona un po' come una chiusa, rende l'economia come una chiusa, tanto vale, tanto che molte volte si parla di economia chiusa, cioè si alzano tutti i valori, i prezzi, i salari e così via, le rendite. E la cosa funziona finché si considerano i valori all'interno dell'economia, però man mano si allarga il gap con le economie che non stanno inflazionando. Vediamo da decenni che ormai buona parte della produzione, non soltanto italiana ma mondiale, si è spostata verso i paesi asiatici. Una volta i concorrenti esteri proagguerriti erano quelli che producevano meglio, avevano maggiore produttività, avevano migliore qualità nei prodotti. Non è il caso dei paesi asiatici e della Cina, sicuramente la produzione si è spostata di là perché ci sono costi più bassi, e questo ha motivazioni sicuramente inflazionistiche. Cioè, noi siamo cresciuti con tutti i paesi occidentali in una certa maniera, abbiamo tenuto barriere per molti anni per impedire che i prodotti arrivassero da questi paesi, poi a un certo punto ci si è accorti che il rischio era diventato anche un'opportunità. Noi siamo ricchi, andiamo lì a produrre, costa molto poco e poi vendiamo a prezzi più alti. Quindi prima si è cresciuti, ma
quella crescita ha comportato conseguenze sulla produzione, sulla crescita attuale anche in termini di inflazione. Cosa doveva fare l'Italia? Quello che hanno fatto altri paesi. Era inevitabile questa cosa, la soluzione era non creare inflazione in questa maniera, con questo tasso, con questi livelli. Si per una volta capito questo rischio, l'unica era riconvertire il sistema produttivo. Noi siamo sempre stati la Cina d'Europa, siamo sempre stati focalizzati su settori tradizionali. Bisognava accelerare questo processo di trasformazione come hanno fatto altri paesi. Convertirsi su servizi a alta produttività, e quindi avevamo risolto i problemi. Invece c'è stata anche in questo caso una buona resistenza da parte del mondo delle imprese, secondo me, che ha cercato tantissimi strumenti protezionistici, possiamo dire. L'immigrazione è uno di quelli. E la conseguenza è che noi continuiamo. Sì, prima erano quelle, ma ce ne sono stati tantissimi, tantissimi strumenti che hanno impedito alle imprese di dire no, prendi un'altra strada per produrre meglio. Se avessimo fatto così forse avremmo risolto tanti problemi anche produttivi. E la conseguenza è che adesso appunto continuiamo a importare manodopera a basso costo, che vuol dire continuiamo a produrre, a incentivare le attività marginali che hanno bassa produttività, e al contrario i laureati, quelli che possono scegliere dove andare a lavorare, perché all'estero ci sono offerte, ma non all'estero. Non credo che la scelta riguardi il sistema previdenziale. No, la situazione sta cambiando. Che senso? Cioè, secondo me le aziende si stanno muovendo. Spero, perché anche purtroppo sono... dopo 10 anni di crisi. Alla fin fine uno si accorge che non posso andare avanti così, spero. Io credo. L'Unione Europea Previdenziale è l'unione fiscale, è solo un progetto che rimarrà sempre sulla carta, però l'unità a livello di Unione Europea sul sistema previdenziale è stata mai ventilata? In che senso? Io ho sentito parlare di armonizzazione fiscale, che generalmente vuol dire cerchiamo di costringere gli altri a perché sennò scappano le aziende, scappano i lavoratori. Sulla previdenza non ho mai sentito ragione in questo. Beh, sarebbe auspicabile che qualcun altro ci costringa, visto che in Italia non si farà, a ridurre, ma anche per questo forse è un po' tardi. Andiamo verso la chiusura con dei bellissimi. Beh, sì, io chiuderei con questa immagine, è vostra. Un politico guarda le prossime elezioni, uno statista guarda la prossima generazione. Possiamo concludere che in Italia ci sono stati tantissimi politici, ma quasi nessuno è stato uno statista, perché sicuramente non hanno pensato. Il Cile, visto che non abbiamo parlato del Cile, perché è il sogno di tanti. Di tanti, cioè pago, prendo la pensione in base a quello che riesco. Beh, allora, prima cosa, qui abbiamo visto che non sarebbe necessario arrivare al Cile. Ci sono altri paesi che non hanno la nostra spesa con un sistema misto, quindi senza arrivare a un sistema pienamente privato. La questione è come farlo. Tanti auspicano una trasformazione, ma come possiamo farlo? Vuol dire, da oggi non paghiamo più contributi, ma li versiamo a fondi privati. Visto che abbiamo un sistema di ripartizione, dobbiamo trovare un'altra maniera per finanziare l'attuale spesa pensionistica. Dove troviamo 280 miliardi l'anno? Il Cile, quando l'ha fatto, aveva una spesa pubblica ridicola, debito ridicolo. Aveva una vita davanti, ha potuto anche loro aumentare il debito per un certo periodo di tempo, contando sulla crescita che è futura, che poi è avvenuta. Noi non siamo in quella situazione, quindi in qualsiasi caso, se si volesse andare verso quella strada, si devono tagliare le pensioni, non c'è altra strada. O trovate voi la maniera per pagare 280 miliardi? Si fa la strada scelta, è quella dell'inflazione, solo che non riesco a ottenerla. Adesso vedrai che finiremo a fare la MMT, perché disperati l'unico modo che hanno è inflazionare, perché l'inflazione taglia.
Beh, ma chi promuove quelle politiche non vuole tagliare le pensioni, quindi a meno che non lo sappiano, non se ne accorgono, ma non lo so. Chiudiamo. Grazie al nostro Grazie a voi.